Il futsal teatino non lascia ma raddoppia, nel senso che quest'anno ci sono tante gustose novità per quanto riguarda il Devils Chieti. Innanzitutto si comincia dal nome e poi si allargano anche gli orizzonti, vero Presidente Lavalle? Sì, è verissimo, abbiamo da poco ufficializzato il nostro nuovo nome, la nostra nuova denominazione sociale in ambito FIGC, quindi da qualche giorno abbiamo abbandonato la parola, il suffisso Devils e siamo diventati a tutti gli effetti Città di Chieti, quindi Società Sportiva Dilettantistica Città di Chieti. Questo cambio di denominazione sia perché appunto ci carichiamo di ulteriori responsabilità nell'attività del calcio a 5, visto che comunque rappresentiamo Chieti in ambito nazionale in una Serie B riconquistata dopo tanti anni di latitanza della città di Chieti in Serie B di calcio a 5. Torneremo a giocare a Chieti, quindi ringrazio il professor Mario Di Marco per la sua cortesia e per la disponibilità ad ospitarci presso il Pala Santa Filomena, quindi sarà il nuovo stadium nero-verde. E soprattutto perché con l'acquisizione della gestione del campo di Sant'Anna, avvenuto proprio qualche giorno fa, lunedì 16 per la precisione, il Città di Chieti si apre definitivamente anche al calcio a 11, quindi faremo ambedue le attività, sia calcio a 5 sia calcio a 11. Abbiamo iniziato oggi gli stage ed un grazie particolare per questa nascita di questa nuova disciplina all'interno del Città di Chieti va agli amici della Real Teate, che società che in questi ultimi anni si è distinta nel calcio soprattutto di giovanile nel settore scuola calcio, la quale appunto società è confluita in noi e quindi ci spalleggeranno nella gestione della scuola calcio e del settore giovanile, principalmente nell'impianto lì di Sant'Anna. Quindi ringrazio Roberto Scalera, Pino Mammarella, Loris Di Credico, William Carmenini e tutto lo staff che insieme a loro opererà per conto della città di Chieti. Quindi la famiglia si allarga e si allargano anche gli orizzonti e speriamo di levarci tante belle soddisfazioni sia nel calcio a 5 e soprattutto anche nel calcio a 11, perché appunto abbiamo istituito anche la prima squadra di calcio, quindi la terza categoria, che chissà, proveremo a rifare un percorso vittorioso come abbiamo fatto con il calcio a 5. Ricordiamo che voi avete anche la possibilità di usufruire dell'impianto di Bucchianico, che rimane comunque in vostra gestione. Sì, sì, assolutamente, nel campo di Bucchianico, nel palazzetto di Bucchianico giocherà l'Under 19 nazionale, giocherà l'Under 21, giocherà l'Under 17, l'Under 15, più altre categorie della scuola calcio, più ovviamente ospiteremo società del posto come Lions e Dugol, che si stanno accingendo a preparare una stagione in C2, la Wolves in Serie D, più le varie attività, varie discipline sportive come la pallavolo e il basket, quindi comunque il Pala Devils di Bucchianico rimarrà comunque operativo al massimo. Per riuscire a fare un po' di tutto, quindi oltre al calcio a 5 e al calcio a 11, c'è bisogno di personale e anche di dirigenti in più, che mi sembra siano entrati quest'anno nel Città di Chieti, vero Presidente? Sì, sicuramente uno staff tecnico che si andrà ulteriormente a rafforzare, ad incrementare, soprattutto alla luce anche dei riconfermatissimi mister che abbiamo avuto per quanto riguarda il settore calcio a 5, come vari Vinicius, Andrea Valente, Farinacci, Cornacchia, Correggiari, abbiamo anche Vittorio Micozzi, che comunque rivestirà sempre un ruolo di primo ordine anche per quanto riguarda la scuola calcio, e anche i vari altri tecnici della scuola calcio come Sandro Blasioli e Francesco Taddeo, ai quali si aggiungeranno anche altre figure. Ed è sicuramente importantissima la figura di un altro amico che proviene appunto dalla Real Teate, come Andrea Del Grosso, il quale andrà a rivestire un incarico di coordinamento e di responsabilità per quanto riguarda la nostra prima squadra calcio a 11, quindi terza categoria, quindi a lui le redini un attimino dell'organizzazione tecnica e logistica di questa formazione, che si avvarrà anche della
del contributo del mister Roberto De Ingenis, il quale guiderà la nostra squadra di terza categoria. E preme anche sottolineare l'innesto di un altro grande tecnico per quanto riguarda il settore giovanile, lo staff del settore giovanile di Calcio a 11, ed è Stefano Primiterra, un ragazzo davvero d'oro e dalle grandissime qualità, il quale proprio in questi giorni ha conseguito il patentino UEFA B negli esami che si sono svolti a Coverciano. Alessio Liberato, che comunque ha da tanti anni esperienza nel settore, e anche abbiamo il nostro bomber della prima scuola di Serie B, che avrà un ruolo importantissimo nella scuola calcio, perché appunto sarà il coordinatore responsabile di quel progetto Futsal in Socer, quindi sarà Fabiano Di Muzio un attimino a curare quella formazione e quella crescita, per permettere ai ragazzi di poter scegliere tra l'attività del futsal e l'attività del calcio a 11 nel momento in cui arrivano all'età idonea per poter diversificare e poter decidere quale attività meglio si addice alle proprie abilità, alle proprie attitudini. Quindi al momento sono questi i nomi che fanno parte del nostro staff, ma sicuramente se ne aggiungeranno altri nel corso di questi stage e di queste giornate estive. Quindi chiudiamo dicendo che l'appetito viene mangiando, e speriamo anche lo staff si allargherà ancora di più con persone che hanno a cuore e hanno l'interesse nel poter svolgere un compito fondamentale, che è quello della crescita dei nostri ragazzi neroverdi, ma anche delle città limitrofe. Quindi l'obiettivo è quello di una crescita a 360 gradi di tutto il settore giovanile della scuola calcio. E con Stefano Di Renzo approfondiamo meglio il discorso relativo alla prima squadra di calcio a 5, che quest'anno, come diceva il presidente, torna a rappresentare Chieti in un campionato molto prestigioso come quello della Serie B. Ci sono delle novità a partire dallo staff tecnico, ma anche e soprattutto dalla rosa. Sì, della rosa poi ne parleremo in maniera dettagliata nella presentazione classica che, come di consueto, faremo a settembre, anche perché non escludo che fino a quel punto ci possano essere altri innesti, oltre a quelli fatti fino a questo punto, che già hanno migliorato la rosa, grazie al buon lavoro del nostro direttore sportivo Gianni Sebastiani e alla riconferma di quei giocatori che si sono ben figurati nello scorso anno. Abbiamo avuto qualche rinuncio purtroppo ad alcuni giocatori che per motivi personali hanno dovuto lasciare la nostra squadra. E per quanto riguarda appunto la Serie B che andremo ad affrontare, lo faremo giocando nel prestigioso palazzetto del Palasanta Filomena, grazie al professor Di Marco. La guida della squadra quest'anno è affidata all'Ona Vinicius, che sarà anche giocatore e sarà affiancato dal professor Andrea Valente. È una sfida importante quella che si apre per noi in Serie B. Siamo onorati di riportare la nostra città finalmente in un campionato nazionale dopo tanti anni di assenza. Speriamo di riuscire a ben figurare. La squadra che finora abbiamo approntato credo possa essere competitiva a livelli importanti, e quindi aspettiamo l'inizio di questa stagione, che sarà anche l'inizio di una nuova avventura, come ha detto anche il presidente Lavalle, perché si andrà a fondere il futsal con il calcio a 11, e questa è una cosa assolutamente nuova e che speriamo di riuscire a fare nel migliore dei modi.